L'amministrazione è tornata indietro, si può rinunciare e scegliere sul 30 giugno o 31 agosto, poi sul posto di sessione. Si è conclusa così con una vittoria l'infuocata giornata dei docenti precari e aretini. Dopo il flop delle GPS, l'annullamento delle graduatorie, ad eccezione di quella di sostegno e poche altre classi di concorso, nelle ultime ore infatti si era tornati al sistema tradizionale, ossia quello con le convocazioni in presenza, ma non senza qualche attimo di caos. Poco dopo le 14, infatti, nell'edificio dove erano in corso le assegnazioni delle cattedre è arrivata addirittura la polizia. Il tutto sarebbe nato da alcune divergenze interpretative. L'interpretazione qui viene data da parte dell'amministrazione, un'interpretazione rigida che comporta fondamentalmente una cosa sola. Qui dentro c'è un insegnante che è costretto a prendere un ruolo sulla comune quando c'è un bambino a Civitella che la sta aspettando con la famiglia tutta, che rivogliono lei. Se lei è obbligata a scegliere oggi quel posto, non può concorrere per quel posto di sostegno che garantisce anche la continuità didattica del bambino. Secondo docenti e sindacati, infatti, chi viene convocato può decidere di non accettare un incarico, per esempio nella scuola primaria, rimanendo comunque nelle altre graduatorie, come ad esempio sostegno oppure infanzia, cosa che invece non si sarebbe verificata. Abbiamo rifiutato la materia per riuscire a prendere il sostegno. Qual era il rischio però? Di venir buttate fuori da tutte le graduatorie e di non essere più riconvocate. E è una cosa che non va bene. Che avete rifiutato per il posto di sostegno? Io per una continuità, didattica. Sono 2 anni che seguo il bambino che ho e mi dispiaceva perderlo. L'accordo sindacale alla fine è stato comunque trovato. Ci sono ragazzi che aspettano le loro insegnanti, che l'hanno seguito in questi anni. Quindi questa procedura oggi aveva scardinato totalmente il principio di diritto di tutela degli studenti che hanno necessità di un sostegno e che devono essere salvaguardati prima di tutti gli altri. Placate le tensioni, si andrà così avanti con le assegnazioni. Saranno ancora giorni di duro lavoro per l'ufficio scolastico provinciale di Arezzo.